Siamo con Martina Raiti, insomma, due salite molto prestigiose, Caltanissetta, Coppanissenna ed Erice, andate a buon fine, due buoni risultati, qualche slalom che non manca sicuramente durante la sua stagione, prospettive 2019. Ma spero almeno di fare le stesse gare di quest'anno, aggiungendo qualcos'altro. Mi piacerebbe fare qualche gara in più in salita e conoscere le altre realtà. Quale gara, se potessi scegliere ora così su due piedi, faresti senza pensarci? Trento Bontone. Addirittura, ma Sì, diciamo che questa gara mi piace particolarmente, l'ho vista nei video, ne ho sentito tanto parlare e mi piacerebbe tanto andarci e magari insomma, correrci. ruberesti la macchina a papà per andare a correre al Bondone, oppure ti accontenteresti di farlo anche con la tua piccola 1600? Mi accontento della mia, papà non mi darebbe la sua. Ascolta, quante volte hai visto, vivisezionato e analizzato i tuoi camera car di Erice e della Coppa Nissena? Abbastanza volte. Quindi Soprattutto alla prima manche di entrambe le gare. hai già le idee chiare su cosa fare e cosa non fare per la prossima stagione, insomma. Sì, ci sono cose, tante cose da migliorare. Spero di riuscirle a migliorare tutte per il prossimo anno. Insomma, seppur tu sia vicina di nascita e di residenza a Erice, comunque ci colpisce il fatto che tu sia rimasta molto colpita dalla Coppa Nissena, forse ancora di più che dalla gara di Erice. Ma devo dire che sono due cose completamente differenti. Erice mi piace tantissimo, anche perché è la gara di casa e poi è molto particolare. Però la velocità della Nissena è qualcosa che mi appassiona particolarmente. Mi piace. Quanto sarà dura convincere papà a farti fare qualche salita in più? Un pochino. Sarà un po' dura, ma non tanto perché non vuole, ma per gli impegni e lavorativi, insomma, per i vari impegni che ci sono. Fine 2018, resta qualcosa da fare ancora a quattro ruote? Ma speriamo di riuscire a fare magari qualche gara in pista, insomma, giusto per non finire l'anno senza Per non gare. perdere il ritmo, Esatto. ci confidavi che hai da poco conosciuto il mondo del karting e che ti sta appassionando molto. Sì, è una realtà completamente differente da quella delle auto, però è pure una bella sensazione salire in kart. È pure bello. Pensi che sia un ottimo incentivo per andare più forte anche in macchina, anche cominciandolo, diciamo, in un'età abbastanza avanzata e non da piccolo, nel senso che anche a questa età possa essere molto utile per capire meglio Sì, penso proprio le reazioni? di sì, sia per capire le reazioni che potrebbe avere comunque una macchina, ma anche per tenersi allenati sulle staccate, sulle frenate, su tante cose. Il tuo pilota preferito in salita? Non ho un pilota preferito, il mio pilota preferito è mio Vabbè, padre. classica domanda della figlia, classica risposta della figlia, dai, secondo cliché. Bene, Martina Raiti, Trapani Corse, grazie, abbiamo voluto ascoltarla, insomma, dopo un paio di belle prestazioni 2018 senza postazioni e qualche altro sorriso arrivato anche dagli slalom. Adesso, le speranze della scuderia Occidentale Sicula in quota rosa sono riposte su di lei per il 2019. Grazie a Martina Raiti. Grazie a te.